un'altra sosta che, come tutte le soste previste da questo corteo, ha un suo significato storico, ha un suo significato politico, ha un suo significato sociale. Oggi ci fermiamo qui di fronte a questo tribunale di Belluno per ricordare alcune vicende che hanno attraversato la nostra storia, hanno attraversato la nostra provincia. Sono depositati ormai nella provincia di Belluno gli atti delle sentenze sulla vicenda del Vajont. E oggi, non a caso, noi di fronte a questo tribunale vogliamo ricordare due persone che ci portiamo nel cuore. Tina Merlin, che non abbiamo mai dimenticato. E Renzo Frantin, che ci ha insegnato le vie dell'acqua. Da questo punto di vista dobbiamo essere chiari, siamo convinti e sappiamo che stiamo toccando interessi rilevantissimi, stiamo toccando tentativi di speculazione e di espropriazione della qualità della vita di questi territori che potranno riservarci soltanto ulteriori sventure oltre che sentirci stranieri nelle nostre terre. Da questo punto di vista non c'è soltanto la sentenza storica del Tribunale sulla vicenda del Vajont, ma noi vorremmo recuperare una vicenda più recente, del 2008, perché la riteniamo significativa e ci permettiamo di rileggerla qui in modo puntuale perché ci dice molte cose di quello che stanno accadendo. Quando nel marzo del 2008, Enel è stata condannata per avere messo in grave danno ambientale il torrente Cordevole, la sentenza ha queste motivazioni. Le chiusure delle paratoie sono state in molti casi totali e protratte nel tempo, con il conseguente rilascio di una portata inferiore al minimo del flusso vitale. Enel avrebbe ben potuto, dovuto per legge, rinunziare a pochi litri di acqua per la produzione d'energia, consentendo quindi alla natura di fare il suo corso, conservando un ambiente sano. Ci sono responsabilità politiche, dice la sentenza, in quanto i conti per la misura delle concessioni vengono fatti anche su un monte d'acqua inesistente, quale quello del bacino della diga del Vajont, mai entrata in esercizio per i tragici eventi. In assenza di acqua a valle delle prese corrispondeva a monte la presenza di acqua abbondante, dimostrando infondate le scuse di scarsità. Guardate che questa sentenza è esemplare perché racconta di una provincia dove si vende più acqua di quella esistente, dove si continua tragicamente a vendere l'acqua del Vajont ai consorzi irrigui, ai produttori idroelettrici e non stanchi e non sufficienti di questo massacro del territorio, oggi ci sono altre 125 domande di nuove concessioni di derivazioni idroelettriche nella nostra provincia. Non è bastato un referendum popolare nel comune di San Gregorio ancora per bloccare la Camolino Busche. Ci avevano detto che se i cittadini, le amministrazioni erano contrari avrebbero rinunciato al progetto e invece stanno andando avanti. Faremo altri referendum, inizieremo e saremo presenti anche in altri territori perché questo processo è reversibile. Le comunità bellunesi diventano protagoniste del loro futuro, si stanno riprendendo in mano il loro futuro. Non siamo in un far west, non siamo una terra di conquista, siamo una terra piena di dignità, siamo una terra che richiede che quanto viene prodotto anche in questa provincia abbia ricadute per le nostre comunità. Il giro di utili della produzione idroelettrica di Enel è superiore ai 150 milioni di euro. Non un euro di questi utili di produzione ha una ricaduta sui nostri comuni, sulle nostre comunità, mettendo in condizione i sindaci a tagliare i servizi, a non essere in grado di sopravvivere quando questi interlocutori continuano a fare speculazioni nel territorio. Le concessioni irrigue sono decadute da anni, non le vogliono rinnovare perché devono prendere atto che su quelle concessioni c'erano le acque del Vajont.
e lo diciamo anche con una sorta di tristezza e di malinconia vedere ora che alcune amministrazioni comunali propongono di utilizzare per la produzione di energia idroelettrica anche le acque che escono dalla diga del Vajont. Noi riteniamo quelle acque sacre, sono la memoria di queste comunità, la memoria di questi popoli. E ricordiamo, parlando prima di Tina Merlin, ricordiamo tutti quanti hanno avuto la dignità, la spina dorsale di non vendersi e di non farsi comprare per pochi utili, compresi quei tantissimi cittadini che non hanno accettato le mediazioni, anche i pagamenti successivi alla tragedia del Vajont dell'Enel. Da questo punto di vista ci riconosciamo in quelle storie, ci riconosciamo in quelle vicende, anche gli utilizzi dei finanziamenti. Dopo la vicenda del Vajont è tutta una storia che deve essere riscritta con attenzione, riscritta con consapevolezza, perché non abbia più a riprodursi. E lo diciamo anche con una certa consapevolezza di quanto sia difficile questo passaggio. Il Comitato Acqua Belli Comune è stato citato per 1,5 milioni di euro di danni dalla Valsabbia perché vuole realizzare una centrale idroelettrica all'interno di un parco nazionale, all'interno della zona cuore delle Dolomiti UNESCO, all'interno di zone di Natura 2000. Quindi i luoghi che dovrebbero essere maggiormente protetti vengono esposti a questo tipo di interventi. Noi abbiamo deciso tutti assieme, in modo condiviso, con grande determinazione di dire basta, e sappiamo che il futuro ci riserverà, che ritorneremo a essere territori governati in modo comune.